Ed ora parliamo dello scandalo pedofilia che ha investito la Chiesa Cattolica. Proseguono gli attacchi del New York Times al Papa. Dopo lo scandalo di Milwaukee, ora il quotidiano ha pubblicato la seconda parte di questa inchiesta con un caso che coinvolge un sacerdote a Monaco di Baviera. Altre denunce peraltro arrivano dall'Italia. Mila Cataldo. Lo scandalo sugli abusi sessuali e fisici ai danni di minori inferti da preti cattolici non accenna a placarsi e dopo Stati Uniti, Germania e Irlanda le denunce di violenze e poi di silenzi, di omissioni e di tentativi di insabbiamento toccano anche l'Italia con una preoccupazione crescente in Vaticano. Una denuncia a 30 anni da quando gli abusi sarebbero avvenuti arriva in particolare dagli ex alunni dell'Istituto Antonio Provolo di Verona, un istituto per bambini sordomuti. Questo è il drammatico racconto di Gianni Bisoli, un ex allievo. Poi, dopo due anni, avevo 11 anni, ho iniziato a rapporti nel dormitorio, nel bagno, poi anche il bagno, soprattutto anche il bagno, sono disastri, tutto, per 4 anni. Anche se quei casi di abusi sessuali non sono più perseguibili né dalla legge italiana né dal diritto canonico perché ormai caduti in prescrizione, le denunce presentate a partire dal 2005 da 67 ex alunni verranno comunque esaminate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. La diocesi di Verona però fa sapere di aver ricevuto finora solo una lettera anonima sugli episodi in questione. Ma è ancora dagli Stati Uniti che arrivano le accuse più dure alla Chiesa. Il New York Times non demorde e punta ancora l'indice contro Papa Benedetto XVI. Nella seconda parte dell'inchiesta sulla pedofilia. Dopo il racconto degli abusi subiti da centinaia di bambini non udenti nella diocesi di Milwaukee, ora è il caso del sacerdote tedesco, padre Ullermann, che si macchiò di violenze su minori proprio quando l'attuale papa era alla guida dell'arcivescovado di Monaco. Secondo il New York Times, Ratzinger sapeva che il prete, in un primo momento allontanato, era tornato a contatto con i fedeli. Immediata la smentita del direttore della sala stampa vaticana, padre Lombardi. L'articolo non contiene alcuna nuova informazione su quanto sapesse l'allora arcivescovo Ratzinger su padre Ullermann. Monaco conferma l'assoluta estraneità del pontefice e ogni altra versione dei fatti è solo mera speculazione.